Grazie dell'invito a parlare di temi danteschi con un pubblico legato a un istituto sostanzialmente di scienze storiche, come un istituto del CNR che si occupa del Mediterraneo, cioè dell'Europa mediterranea, se non sbaglio, quindi un po' del contesto mediterraneo al centro del quale c'è l'Italia. E naturalmente parlare di Dante in questo contesto è possibile con i limitatissime mie possibilità di andare verso temi non propriamente linguistici e letterari. Tuttavia la lingua ci permette di collegarci con temi di ogni genere per la natura stessa della lingua. Farò riferimento a passi del convivio e del Vulgari eloquentia, oltre che a qualche citazione dalla Commedia. Di queste due opere cosiddette minori, beh, certamente rispetto alla Commedia, sono opere minori ma importantissime perché documentano la riflessione, la ricerca su temi molto ampi intorno ai fatti linguistici, ma con robuste cornici storiche, storico-geografiche, socio-culturali, eccetera. Sono due trattati molto importanti. Il secondo, De Vulgari Eloquentia, ha avuto una storia molto particolare perché non ha circolato subito, è stato dimenticato, disperso. Se ne conoscono due o tre copie al massimo, il che vuol dire che non ha avuto immediato effetto nel pubblico dei lettori. Pare che lo conoscesse Boccaccio, che era molto interessato allo studio di Dante, ne ha scritto anche una vita, ma poi si è perduto e è stato ritrovato ai primi del Cinquecento, ritenuto anche falso perché c'è una condanna del fiorentino, un disprezzo verso il fiorentino parlato, e questo ha fatto pensare che fosse un'opera apocrifa, che Dante non poteva dir male del fiorentino, ma questa è una questione collaterale. Fatto sta che questo trattato, di cui abbiamo un libro e mezzo, ma erano previsti quattro libri, è contemporaneo al convivio, anche questo non completato. In sostanza, di che cosa si occupano queste due opere? Perché permettono di inquadrare storicamente il pensiero di Dante, oltre che ricavarne lo stesso discorso dalla Commedia stessa. Intorno al 1304-5-6 Dante è impegnato, forse aveva già un'idea di un poema, ma non sappiamo fin dove fosse arrivato a compilarlo, ad abbozzarlo, eccetera. Invece riflette teoricamente sul linguaggio, da molti punti di vista, geografici, geolinguistici, quindi storici, sociali, antropologici, psicologici, sono due trattati molto interessanti per il pensiero linguistico di Dante, con questo sfondo anche storico-sociale. Il Convivio è un'opera della quale Dante si impegnava a commentare proprie canzoni. Ne aveva già scritte alcune molto importanti e pensa di commentarle, non dico per fare sfoggio di cultura filosofica, letteraria, eccetera, ma certo compiacendosi di parlare dei propri stessi componimenti, tuttavia da un punto di vista anche di riflessione sulla lingua. E si pone questo problema, che naturalmente riflette una sua preoccupazione più profonda. In che lingua faccio il commento alle mie poesie che sono in volgare? Perché le opere di commento, di riflessione, di analisi, eccetera, si facevano in latino,
siamo ancora in un periodo in cui la lingua delle riflessioni, delle dottrine in ogni campo è il latino. Ma Dante dice: no, io il commento lo faccio in volgare, e svolge una serie di argomenti che possiamo riassumere con questa fila di argomenti. Il commento è sottoposto al testo che viene commentato. Ma se io lo faccio in latino, per quello che normalmente si pensa del latino, la lingua è una lingua al di sopra del testo volgare. E non è possibile che un commento che deve servire a poesia in volgare sia in una lingua ritenuta più nobile, più importante, eccetera. Ne riconosce naturalmente la funzione di lingua che va al di là dei confini di un territorio, di una lingua parlata, ma questo è troppo poco perché volendo servire di commento deve usare una lingua sottoposta, cioè il volgare stesso. Ma questa occasione gli permette di riflettere un po' se c'è una lingua adatta a svolgere questo commento. E quindi a trattare materie molto elevate e complesse. E quello che ci interessa è proprio la riflessione che fa sul volgare italiano. Afferma delle cose che dimostrano quanto fosse andato avanti nel considerare importante, addirittura superiore al latino stesso, e lo dice nei brani che citerò. Il volgare che stava diventando una lingua di cultura, di alta cultura. E non solo valorizza il volgare, ma addirittura se la prende con coloro che lo disprezzano, coloro che per esibizionismo, vanagloria, o ricorrono al latino e non, in questo modo non aiutano coloro che devono capire nella propria lingua questi concetti, oppure preferiscono altre lingue parlate come il provenzale e il francese. E quindi questa presa di posizione a difesa dell'importanza del volgare, non solo come lingua sottoposta al testo da commentare, ma proprio come lingua in sé. E ad affermare che c'è ormai un volgare italico degli italiani, ormai da preferire al francese o al provenzale. Quindi nel 1304-5, forse 6, in cui scrive, è già convinto che il volgare italiano ci sia già. Qui è una questione un po' delicata perché forse Dante ha giocato un po' con questo concetto. Allora interroghiamo il De Vulgari Eloquentia, scritto in parallelo. Il titolo di quest'opera, attenzione, De Vulgari Eloquentia, non eloquio come per un qualche tempo si è creduto di doverlo denominare. Si tratta della lingua volgare di cultura, di alta cultura, quindi eloquentia. In volgare, ma lo scrive in latino. Lo scrive in latino probabilmente per il principio di essere letto al di fuori d'Italia, quindi servirsi ancora del latino per dialogare nella comunità dei dotti un po' di tutta Europa. Cosa dice del volgare nell'una e nell'altra opera? Per il volgare, nel convivio, usa una serie di argomenti per cui ha deciso, e soprattutto uno, che nel paragrafo 1 e 2 del capitolo 11° del libro primo dice: a perpetuale infamia e depressione degli malvagi uomini d'Italia che commendano lo volgare altrui e lo loro proprio dispregiano, dico che la loro mossa viene da cinque abominevoli cagioni. La prima è cechitade di discrezione, la seconda maliziata escusazione, la terza cupidità di vanagloria, la
La quarta, argomento d'invidia. La quinta e ultima, viltà d'animo, cioè pusillanimità. E ciascuna di queste reità, cioè delitti contro la lingua, ha sì grande setta, cioè grande seguito, che pochi sono quelli che siano da esse liberi. Beh, naturalmente con il suo argomentare acuto, analitico, che distingue, numera, eccetera, mette insieme un sacco di colpe di coloro che disprezzano il volgare d'Italia per questa funzione alta, anche diciamo espositiva, teorica di alto livello, e disprezzano il proprio e preferiscono il volgare di altri paesi. Sembra proprio di riferirsi a certe situazioni, non dico tutte, ma alcune situazioni nel mondo italiano di oggi, in cui alcuni, per vantarsi di sapere l'inglese o comunque un'altra lingua, anche quando non ce n'è bisogno, usano parole o discorsi interi in altra lingua. Vedete come si è proiettato in avanti per dire: ma un popolo che si rispetta e ha una sua lingua di cultura deve considerarla valida a tutti gli effetti e non farsi tentare da vanagloria, oppure cechitade, cioè non vedono che questa lingua c'è e può servire altrettanto invece delle altre. E poi la terza di queste ragioni preferite dagli altri nell'uso di altre lingue la commenta ulteriormente. La terza setta, quindi parla proprio di schieramenti di persone, di sette, di gruppi sociali che congiurano contro il volgare italiano. La terza setta contro il nostro volgare si fa per cupiditate di vanagloria. Sono molti che per ritrarre cose poste in altrui lingua e commendare quella, credono più essere ammirati che ritraendo quelle della sua. E proprio basta pensare a quelli che oggi ostentano, esibiscono l'inglese di solito, cioè quando ne potrebbero fare a meno. È vanagloria. E senza dubbio non è senza loda d'ingegno apprendere bene la lingua strana. Guardate come è attento, dice: certo che sapere un'altra lingua è un fatto lodevole. Lingua strana, cioè straniera. Ripeto, e senza dubbio, non è senza loda d'ingegno apprendere bene la lingua strana, ma biasimevole è commendare quella oltre alla verità per farsi glorioso di tale acquisto. Insomma, gli esibizionisti che a ogni passo usano oggi altre lingue invece dell'italiano, quando può rispondere perfettamente, era un vizio di persone anche della sua epoca, anche se i termini quantitativi, diciamo, di conoscenza e pratica dell'italiano allora erano molto diversi, la situazione era molto prematura, immatura rispetto ad oggi. Figuriamoci oggi, cosa direbbe? In un capitolo successivo, capitolo 13, paragrafi 11 e 12, dice: così, rivolgendo gli occhi addietro e raccogliendo le ragioni prenotate, potesi vedere questo pane col quale si devono mangiare le infrascritte canzoni essere sufficientemente purgato dalle macule e dall'essere di biado. Dunque, aveva detto che il commento alle sue canzoni era un po' come il pane che accompagna il companatico, e quindi accompagna altre vivande. E paragona la lingua al pane, bellissima immagine che poi sarà ripresa dalla Crusca, la farina e la lingua migliore, eccetera. Allora, rivolgendo gli occhi addietro e raccogliendo le ragioni prenotate di dover allontanare la tentazione di usare altre lingue, potesi vedere questo pane
col quale si devono mangiare le infrastitte canzoni, cioè commentare, essere sufficientemente purgato dalle macule, da difetti e dall'essere di biado, quindi di un frumento di bassa qualità, perché tempo è di intendere e mangiare le vivande. Dice, basta dopo di aver spiegato perché bisogna usare l'italiano, adesso andiamo avanti e commentiamo le canzoni mediante il volgare stesso. Ma con un'ultima considerazione che è di una bellezza e di un coraggio incredibile. Quindi, questo pane del volgare che commenta le canzoni in volgare, questo sarà quello pane orzato, quindi un pane rozzo, sì, del quale si satolleranno le migliaia e a me ne soperchieranno le sporte piene. Qui c'è dietro un'immagine evangelica, eccetera. Quindi sarà un pane un po' rozzo che permetterà di soddisfare le migliaia di persone e me ne soperchieranno le sporte piene, ne avrò a disposizione ancora. Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale sorgerà là dove l'usato tramonterà. È il volgare che prende il posto del latino. Sole nuovo che sorgerà là dove l'usato tramonterà e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato solo che a loro non luce. Il latino non permette di spiegare a coloro che non lo conoscono tutto quello di cui c'è bisogno per una cultura nutrita, ampia, feconda, eccetera. A chi avrebbe avuto il coraggio di dire il latino tramonterà perché non svolgerà più la sua funzione sociale? Oggi noi ne facciamo un altro uso, si intende. Ma allora un trattato, un racconto, una cronaca e anche addirittura testi poetici erano in latino. Dante sente l'importanza delle lingue nuove, le lingue volgari. Questo atteggiamento va collocato ai primi del 300 in un soggetto che aveva riflettuto sulla situazione europea delle lingue. E qui mi riavvicino al tema geostorico, socio-culturale che lui sapeva trattare queste ragioni profonde, perché nell'altra opera si era posto una serie di domande connesse a queste, ma cosa sono le lingue? Come funziona in noi la lingua che apprendiamo dalla nutrice, quindi la lingua parlata insieme con il latte, quella che ci porta più dentro nella capacità di riflessione, più profonda in noi? Però poi si occupa anche della diffusione delle altre lingue in Europa. Disegna una specie di atlante linguistico europeo, individuando tre ceppi di lingue importanti. Le lingue neolatine, ma delle quali aveva una cognizione particolare, che poi illustrerò. Le lingue germaniche e le lingue slave. Quindi in questo trattato intanto c'è la capacità di guardare all'Europa, capire che ci sono tante lingue, cercare di ricondurle a un idioma trifarium iniziale di tre ceppi linguistici importanti. Quello delle lingue neolatine, che lui però non riconduce al latino, poi ne parleremo. Le lingue germaniche, quindi parla della Germania, dell'Inghilterra, di altri paesi. E le lingue slave, che sono in Oriente, quindi nell'Europa orientale. È già questa capacità di guardare così ampiamente molto importante. Viene poi alle lingue che lui riduce a tre: doc, doil e disil. Lingua doc è il provenzale, lingua doil è il francese, quindi lingua dello oui, poi allora era oil, poi è diventato oui, e lingua disil,
che è quella presente in Italia, momento, comprendendo nell'Italia anche le isole maggiori del Mediterraneo. Quindi disegna una geografia linguistica riduttiva, se vogliamo, non c'è lo spagnolo, ma lui lo considera aggregato alla lingua doc, eccetera. Quindi ha anche questa occhiata alle lingue d'Europa e afferma come già esistente la lingua di sì. Finora ho inquadrato velocemente le idee di Dante a proposito del volgare rispetto al latino, necessario il volgare per comunicare con le masse, istruire le masse, fino al punto di dire che il latino tramonterà. Ma del latino aveva una idea, diciamo così, tecnica molto particolare, tecnico-scientifica, storica sua particolare, ora la richiamerò. E le altre grandi lingue dell'epoca importanti che lui anche conosceva, ma che mette con le quali mette alla pari l'italiano. Come fa a dire che c'è già la lingua di sì? Siamo al 1304, 5, 6, quando nemmeno era scritta, forse appena avviata a composizione, la commedia che è stata l'opera principale che ha permesso all'italiano di diffondersi, italiano di base fiorentina, di diffondersi, eccetera. Come poteva dire che esisteva? Beh, qui c'è da approfondire un po' le conoscenze che aveva della produzione volgare del suo tempo, e cosa che fa specialmente nel De Vulgari Eloquentia. Tutto l'insieme del De Vulgari, anche questo rimasto incompiuto, voleva essere un trattato sull'uso del volgare per tutte le funzioni più colte, più alte, di tipo scritto naturalmente, poetico, in prosa, eccetera, messo a confronto con la lingua parlata nei vari centri, quindi quelli che oggi chiamiamo i dialetti e che dal Cinquecento sono stati chiamati dialetti. È un'opera anche questa coraggiosa, che rivela conoscenze, interessi vivissimi in lui. Descrive il territorio italiano. Tra l'altro, che conoscenze geografiche aveva Dante del territorio italiano fino alla Sicilia e alla Sardegna, si intende? Dalle carte geografiche. Era un osservatore attento delle carte geografiche. Questo è stato ricostruito da tanti particolari di località che lui non ha visitato. La sua vita si è svolta tra la Toscana, l'Emilia e il Veneto. Forse è stato a Roma, forse in occasione del giubileo del 1300 ha fatto una puntata a Roma, ma è anche dubbio questo fatto. Ma lui descrive l'Italia meridionale, la Sicilia, la Sardegna che include nel disegno linguistico del De Vulgari, eccetera, evidentemente attraverso le carte geografiche. Sono state anche individuate queste carte. E quindi è interessante questo interesse a vedere su carta l'Europa, l'Europa di allora, si intende. Tra l'altro, un particolare, le carte dell'epoca disegnano la penisola italiana capovolta rispetto alla nostra abitudine di vedere in alto il nord. Noi orientiamo le carte geografiche al polo nord. A quell'epoca questa idea dell'orientamento sul Polo Nord non c'era, per cui la penisola italiana, specialmente da parte di abitanti dalla Toscana in su, veniva vista al contrario, diciamo, con la Sicilia in alto, cioè guardandola come dalle Alpi, dall'Appennino centrale, guardando in basso. Perché le carte di allora le vediamo disegnate in questo modo. E anche la sua descrizione del territorio in base ai dialetti è fatta in base all'Appennino. Assume l'Appennino come elemento di riferimento geostorico, geopolitico di tutta l'Italia. E divide l'Italia in due versanti, a est e a ovest, per dirlo con i termini poi entrati in uso,
a sinistra e a destra dell'Appennino. Questa era la visione che avevano i cartografi e che anche lui nella De Vulgari Eloquentia introduce. Sulla sinistra c'è questo, sulla destra quell'altro. E descrive geolinguisticamente questo territorio attraverso una serie ricchissima di motti, versi di canzoni popolari, parole singole, tipiche delle parlate di questo territorio, anche qui, ma come faceva a conoscerli? Beh, in alcuni casi si tratta di testi che poi ci sono arrivati, quindi circolavano su carta, su pergamena. Altri casi, durante i suoi viaggi, là dove è stato, naturalmente, ha sentito pronunce, parole, eccetera, e le ha attinte direttamente. In altri casi si sarà informato dai mercanti. Dobbiamo introdurre questa categoria di persone che facevano circolare un'idea diretta del territorio italiano, delle abitudini, delle città, dei confini, dei fiumi, eccetera. Quindi la sua conoscenza geostorica, geolinguistica in questo caso, era ricavata da queste fonti. Poi la sua conoscenza storica propriamente, qui è un discorso diverso. Dante ci interessa molto anche come ricercatore e ricollocatore delle conoscenze del mondo latino, specialmente, non greco, perché non conosceva una parola di greco, nessuno conosceva il greco a quell'epoca, come poi dalla fine del 300 e poi nel 400 piano piano ha cominciato a diffondersi. Quindi lui attinge a fonti latine per parlare del mondo greco, di alcune figure, mentre per il mondo latino attinge direttamente ai classici latini. Quindi come fa Dante a dire, siamo partiti da questo, che esiste una lingua italiana già ai primi del 300, quando noi siamo pensati portate a dire che è la sua opera che dà avvio veramente a questo processo, che poi si avvale di tanti altri fatti, circostanze, opere, personaggi, eccetera. E qui c'è un pochino di forzatura certamente in Dante, però è interessante l'aggancio con i siciliani, con i poeti della scuola siciliana, con i testi dei poeti siciliani. Cosa era avvenuto? Che l'iniziativa di Federico II, una volta diventato anche re del Regno di Sicilia, e qui agli storici rimando per tutta la conoscenza di come gli Svevi, quindi questa potenza germanica, si impadronisce dell'Italia meridionale attraverso la successione ai Normanni, tutte cose che Dante sapeva benissimo perché erano fatti vicini a lui. Ma il fatto che lo interessa di più è che intorno a Federico II, lo sappiamo bene, si era creata una cultura di corte di alto livello e non soltanto di poesia volgare, come dirò tra poco, ma di scienza, di scienze naturali e di altro tipo. Quindi si era formata in Sicilia e complessivamente nell'Italia meridionale una corte che coltivava la cultura, diffondeva la cultura come avveniva in altre corti provenzali, francesi, spagnole, germaniche, con il grande esempio venuto dai poeti provenzali per quanto riguarda la lirica e dai prosatori e narratori francesi per quanto riguarda la prosa narrativa. La presenza di Federico II in Italia, le varie sue venute, discese, a parte la nascita a Jesi e tutto un altro discorso che però accantoniamo, ma certo lui era venuto ed era presente. Lui, i suoi successori, legittimi o non legittimi, Manfredi, Corrado,
Corradino, eccetera, intorno al quale Dante si sofferma per la vicenda del tentativo di recuperare il regno di Sicilia dagli Angioini. Quindi c'è questo culto, questa esaltazione delle corti che quando erano istituite e curate da un sovrano illuminato di grande interesse culturale, scientifico, eccetera, era un fattore di creazione anche di nuove lingue volgari. Questo è avvenuto alla corte di Federico II attraverso quei poeti cosiddetti della scuola siciliana che erano in parte siciliani e italiani meridionali, ma anche toscani e settentrionali. Quindi con Federico II, dato il fervore di iniziativa, i suoi rapporti con gli arabi, la scienza araba, la filosofia, la medicina, le scienze naturali, i trattati di falconeria, cioè, e poi l'architettura, l'arte, eccetera, tutto quello che è la civiltà sveva nell'Italia meridionale è lo sfondo sul quale si proietta una buona parte della cultura di Dante e anche delle sue idee sul volgare italiano. Quindi, con questo precedente del rapporto da poeti di tutta Italia con Federico II, Dante nel De vulgari eloquentia coglie l'occasione per fare un ragionamento anche politico sulle lingue. Dice che bisogna scrivere, usare, poetare, scrivere in una lingua colta, una volgare eloquenza, così come hanno fatto i poeti della scuola di Federico II. E a un certo punto, dopo aver descritto altre caratteristiche che questo volgare nobile, elevato deve avere, deve servire per l'amministrazione dello Stato, quindi deve servire alla corte, cioè alle strutture politiche dello Stato, deve servire per parlare dei temi più importanti, le grandi gesta militari, le grandi virtù, il grande sapere. E poi specificamente dice: questo volgare illustre fiorisce presso le corti dei sovrani illuminati, quindi un fattore politico di unificazione del territorio dominato da quella monarchia. E lo dice naturalmente in latino perché tutta l'opera è in latino per farsi leggere al di fuori d'Italia. Quia volgare, quia regale solium erat Sicilia, poiché la sede del re era in Sicilia, quia regale solium erat Sicilia, factum est ut quidquid nostri predecessores vulgare Preturero, Vulgariter Proturero, per effetto del fatto che in Sicilia c'era la sede del potere politico, succede che tutto ciò che è stato scritto di così nobile, così elevato presso la corte, cioè nell'ambiente dominato da quella figura di Federico, Sicilianum vocetur, si chiami siciliano. Quod quidem retinemus et nos, nec posteri nostri per mutare valem. E questa è anche la mia opinione, e chi verrà dopo non potrà cambiare idea. La lingua nobile italiana c'è, ha la sua sede regale in Sicilia e va chiamato siciliano. Naturalmente a questo ragionamento di Dante i dotti siciliani, quando è stato riscoperto nel 500 il De vulgari eloquentia, si sono attaccati per dire allora dobbiamo chiamarlo siciliano, non italiano. Non è questo l'argomento da svolgere perché è chiaro che Dante lo scrive nel 1305, 6, 7 e vuole rendere omaggio all'iniziativa politica, dunque valorizza fortemente il fattore politico di centralizzazione, di unificazione del territorio e di elevatezza di stili e di forme nelle lingue volgari.
C'era stato però un evento poco noto al di fuori dell'ambiente degli studiosi di questo fenomeno. A queste poesie dei poeti che poetavano presso la corte o in rapporto con la corte di Federico II, in che lingua erano scritte? Potevano essere scritte in italiano, come poi si è affermato, cioè su base toscana? Per un po' di tempo si è pensato che avessero veramente fatto una sintesi di vari volgari coinvolgendo lo stesso toscano e avessero scritto in una specie di toscano con elementi siciliani. La realtà è diversa e da un certo punto in poi è stata chiarita con le ricerche filologiche. Questi testi sono stati diffusi ampiamente in Toscana e quindi nel resto d'Italia all'epoca precedente a Dante, attraverso copie fatte in Toscana che hanno fortemente toscaneggiato la lingua dei siciliani. Quindi Dante li leggeva nelle copie già toscaneggiate fortemente con tracce di siciliano. Quando dal 500 in poi sono stati scoperti dei frammenti in vari manoscritti di siciliano autentico, siciliano letterario, dei poeti siciliani autentico, si è visto che erano in siciliano. Vi cito l'inizio di una di queste canzoni che ci sono arrivate non attraverso le copie dei copisti toscani, ma direttamente dai manoscritti siciliani. Di Stefano Protonotaro di Messina che scrive: Pir meu cori alligrari chi multu lungiamenti senza ioi d'amuri è statu. Ah, ma questo è siciliano. Ma Dante sapeva che avevano poetato sostanzialmente in siciliano. Quando dice si deve chiamare siciliano, attribuisce questa qualifica a testi redatti in Sicilia, ma che lui conosceva in forma fortemente toscaneggiata. Poteva sapere che in realtà erano scritti al 99% in siciliano, con elementi toscani, elementi anche meridionali, italiani meridionali, francesi, provenzali, eccetera, perché è chiaro, si stavano formando queste lingue. Forse lo sapeva, ma fa finta di non saperlo. Noi quindi possiamo interpretare questo giudizio di Dante che dice si deve chiamare siciliano, ma quando li cita, ne cita dei versi, sono nella forma toscaneggiata. Poteva non sapere che in realtà erano in siciliano davvero? Quindi lui lo chiama, lo denomina siciliano, ma fa finta che fossero in toscano. Cita versi di Guido delle Colonne come tipi di lingua poetica eccellente, ma sono in toscano perché erano passati attraverso le copie dei copisti toscani. Comunque, quello che importa è che teorizza la necessità e l'esistenza già di fatto di una lingua di cultura, alta cultura, quindi volgare eloquenza, volgare illustre. E lo chiama siciliano, ed è però la lingua di sì, perché naturalmente la particella affermativa, guarda caso, era sì in tutti i dialetti italiani. Quindi attribuisce l'area di uso di questa lingua, che lui chiama siciliana o comunque volgare italico, attraverso la particella sì, che di fatto era presente in tutte le varietà regionali. Torniamo un po' alla sintesi di questi valori, di queste affermazioni di Dante. Quindi, prima di ottenere l'effetto che ha avuto con la commedia, che naturalmente diffonde un volgare di tipo sostanzialmente toscano, anzi fiorentino, e su questo non c'è alcun dubbio, ha riflettuto sull'importanza della lingua volgare al posto del latino. Del latino, tra l'altro, a quell'epoca si aveva un'idea, apro una parentesi,
diversa da quella che abbiamo noi oggi. Noi oggi, o meglio, almeno dall'Ottocento in poi, sappiamo che le lingue volgari, italiano, francese, portoghese, eccetera, e tutti i dialetti derivano dal latino stesso, ma al latino come si parlava, quindi con una serie di adattamenti dovuti alla pronuncia parlata in questi territori, e quindi derivano dal latino. Dante invece, non avendo questa cognizione di grammatica storica, di linguistica storica, conosceva il latino come lingua immutabile che si studia e si apprende attraverso gli studi di grammatica, e poi l'italiano e poi i volgari che si apprendono dal vivo parlare, dalla nutrice in poi. Quindi ne fa una qualcosa di preesistente al latino stesso, mentre il latino lo chiama addirittura grammatica, cioè lingua artificiale creata dai grammatici e dagli scrittori per parlare a un pubblico molto più ampio. Noi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Il latino classico era il latino degli scrittori, ma già gli scrittori lo parlavano in una maniera diversa. Quando poi l'impero romano si frantuma e subentrano tanti sconvolgimenti politici, demografici, etnici, eccetera, questo latino viene parlato in modo diverso da regione a regione, da valle a valle, da città a città, e abbiamo i dialetti e le lingue romanze di oggi, quindi derivate dal latino parlato. Ma questa nozione a quell'epoca era inesistente. Quindi Dante pensa che il latino è una lingua degli scrittori, creata dagli scrittori artificialmente, e quindi non ha quella potenza che ha una lingua viva. E di questo argomento si serve per dire: abbiamo bisogno di una lingua viva di cultura, portata a livello di cultura. E questo è un grande pensiero. C'è bisogno di una lingua che parliamo, ma fortemente nutrita di termini, costrutti, eccetera, che la rendano nobile. E lì ci ragiona un po' a modo suo. Questo è il valore del suo pensiero che accompagna la produzione del poema, il quale poi ha avuto l'effetto che ha avuto, non per effetto delle idee di Dante, ma perché scritto sostanzialmente in fiorentino del suo tempo, ma con tanti elementi aggiunti di derivazione latina o anche francese, qualche volta anche di altre regioni italiane, è diventato un modello di lingua valida per tutti gli abitanti del territorio in cui si diffondeva quest'opera. E qui però il discorso si amplia ad altri fatti, ma è stata la lingua che ha avvicinato e coordinato, diciamo così, le varie componenti disperse nel territorio italiano, o invece c'era una base comune, per cui poi si è arrivati a una nuova lingua italiana unitaria per questo territorio, perché c'erano le basi precedenti. No, le basi sono date dal latino, ma la differenziazione dialettale nel territorio italiano era profondissima. Fino ad oggi si può dire che i parlanti dialetto, quindi degli idiomi regionali delle varie parti d'Italia, dalla Valtellina a Ragusa, se parlano l'idioma locale non si capiscono, pur essendo derivati tutti dal latino. Quindi non è un fenomeno spontaneo il capirsi, c'è stata la penetrazione del fiorentino letterario attraverso l'opera di Dante. E perché il fiorentino ha avuto questo effetto, questa efficacia? E beh, certamente l'opera di Dante, poi di Petrarca, Boccaccio, Toscani anche loro, ha avuto per vie di trasmissione scritta di questi grandi poemi la forza di penetrare via via gradualmente. Ma c'è anche un altro fattore, diciamo, inconsapevole. Il tipo linguistico fiorentino è rimasto abbastanza vicino al tipo latino strutturalmente.
soprattutto la struttura della parola nei dialetti toscani, in genere nei dialetti centrali, ma nei dialetti toscani e fiorentini in particolare, non si è allontanata molto dal latino. E la struttura sillabica, le vocali atone sono rimaste, perché il parlato fiorentino non le ha modificate come è avvenuto sia al nord che al sud. Le vocali atone hanno avuto un gioco, una funzione molto importante per conservare la parola nella forma completa del latino. Allora, diffondendosi il fiorentino attraverso le opere di questi scrittori, soprattutto l'efficacia del grande poema di Dante, si ritrovavano un po' le forme del latino. Questo ha facilitato la diffusione del fiorentino che è diventato via via italiano, accantonando alcune deformazioni del fiorentino stesso. C'è un fenomeno che ha fatto discutere molto. I fiorentini, e lo sappiamo che almeno dal 500 in poi è così, spirantizzano le vocali occlusive. Non dicono la casa, ma la casa. Non dicono la corte, ma la orte. La C in particolare tra due vocali non si pronuncia. C'è anche un detto così scherzoso, la O a O a Alda o la Annuccia, per la Coca-Cola calda con la cannuccia. Pronunciata dai fiorentini, spariscono tutte le C, non si capisce che lingua sia. Allora uno si chiede come poteva il toscano, il fiorentino in particolare, diffondersi in Italia se aveva alterato a suo modo, in questa maniera così profonda, il volgare di derivazione latino. Beh, il fenomeno all'epoca di Dante probabilmente non c'era nel fiorentino, è arrivato dopo. Si è manifestato, sviluppato dopo per tante cause, eccetera. Dante infatti non ne parla, non perché abbia nascosto questa pecca del fiorentino, ma perché è molto probabile che all'epoca di Dante non si dicesse la casa, si scriveva la casa. Ora le parole così, cavallo, così, tante altre parole con la C, con la T e la P, perché anche il lupo, per il lupo. Poi il lato, per il lato, eccetera. Quindi non c'erano questi fenomeni. Fiorentino, specialmente messo per iscritto, era vicino, simile al latino. Questo ha favorito la diffusione del fiorentino come lingua colta degli italiani, perché chi conosceva il latino si aiutava con il latino. Ma naturalmente, tornando a Dante, perché ha dato la spinta principale, su questo non c'è alcun dubbio, all'affermazione di un idioma colto, scritto, che poi è l'italiano di base fiorentina, ha potuto avere questo effetto? Beh, per la potenza di quest'opera. Ci si era preparato con quei ragionamenti che ho fatto prima e avrà anche giocato, diciamo, a dare per esistente fatto quello che invece doveva ancora avvenire proprio per effetto della sua opera. Questo è un modo di ragionarci sopra, ma effettivamente è la circolazione della commedia. Circolazione immediata, via via che scriveva questi canti, i canti si diffondevano. Lo sappiamo perché troviamo delle citazioni di versi danteschi in alcuni atti notarili bolognesi del 1316-17, eccetera, quando aveva scritto una parte della commedia, ma non l'aveva nemmeno finita. E poi dal fatto che immediatamente dopo cominciano a circolare tanti codici, non ne abbiamo di anteriori al 1336, il più antico credo che sia un codice piacentino di uno copista piacentino del 1336, ma le citazioni in altri testi
dimostrano che l'opera si era diffusa. C'è anche un'attestazione che non nomina Dante, ma nomina la lingua toscana, del 1332. Un teorico di retorica, di scrittura, eccetera, del 1332, Antonio da Tempo, padovano, in un'opera sulla composizione, insomma, un trattato di metrica e di retorica in latino, dice. 1332, quindi 11 anni dopo la morte di Dante, lingua tusca magis apta est ad literam sive literaturam quam alie lingue. La lingua toscana è più adatta a scrivere di letteratura e comunque di cose elevate, eccetera, più delle altre lingue. La diffusione ormai della commedia e degli altri fenomeni che accompagnavano la commedia, alle altre opere, anche i manoscritti dei siciliani di cui toscaneggiate, di cui ho parlato prima, circolavano in Italia attraverso altre copie e quindi era un insieme di modelli che riconduceva al fiorentino letterario, soprattutto sotto la spinta di Dante e via via anche di Petrarca e Boccaccio che scrivevano nella stessa lingua. Questo ha fatto sì che penetrasse facilmente l'idea e la prassi che la lingua colta per tutti gli italiani dalle Alpi alla Sicilia fosse quella di base toscana, quella di Dante. Quindi ho cercato di mettere insieme così con una conversazione molto spontanea e qualche lettura di testi, i fatti storici generali, le idee di Dante, la convinzione di dover promuovere una lingua per il territorio italiano. Naturalmente questo si sposava anche all'idea di poter avere in prospettiva uno Stato italiano. Qui bisognerebbe interrogare soprattutto le idee dell'altro trattato di Dante in latino, la monarchia. Occorre un potere unificante perché ci sia uno Stato, una società organizzata, eccetera. E lui discute tutte le questioni. Tra l'altro Dante credeva ancora valida, vera, cioè autentica, la cosiddetta donazione di Costantino. Tant'è vero che nella commedia se la prende con Costantino, dice, ahi Costantino, Costantino, tu ti sei convertito al cristianesimo e questo ti ha fatto bene, ma quella donazione proprio non la dovevi fare perché ci hai creato proprio il caos. Si credeva valida. Cos'è questa donazione di Costantino? È un documento falso creato dalla Chiesa Cattolica intorno alla fine del IX o primi del X secolo per appoggiare l'idea che Costantino, essendosi ammalato di lebbra, avendo fatto voto a Dio, a Cristo, di convertirsi se fosse guarito, essendo guarito, dice: va bene, come posso ringraziare? Dono l'Italia, anzi tutto l'impero, quello che resta, quello che c'era, alla Chiesa Cattolica. Questo è un falso vero e proprio creato nell'ambiente vaticano per attribuirsi il potere di investire gli imperatori del Sacro Romano Impero dietro compensi di cessioni di territori. Quindi è un falso storico vergognosissimo, creduto vero fino a quando nel 1442-44 Lorenzo Valla, filologo quindi, su base filologica, non dimostra che quel documento, quel latino era falso. Dunque, dimostrato falso, è crollato questo pilastro, ma all'epoca di Dante si credeva che fosse vero, dovuto al sentimento religioso di Costantino che, guarito dalla lebbra, dona l'impero, l'investitura dell'impero romano alla Chiesa Cattolica, ai papi di Roma. E quante cose legano naturalmente l'opera e il pensiero di Dante nei limiti delle conoscenze di quell'epoca, ma anche con delle idee forti, originali e
proiettate in avanti della necessità di una lingua di cultura perché ci fosse una società organizzata, e quindi anche uno Stato, anche se lui non teorizza uno Stato italiano, teorizza, aspira a vedere una comunità italiana organizzata e dotata di una propria lingua. Questo tema è stato naturalmente poi utilizzato molto nei tempi successivi, soprattutto nel Risorgimento. Dante, profeta dell'unità d'Italia. C'è il culto di Dante come sostenitore dell'unità italiana attraverso la lingua, ma non solo, attraverso le idee. Quindi attraverso celebrazioni, monumenti, statue, studio dell'opera, eccetera. L'Ottocento è un periodo di grande ripresa dello studio di Dante per effetto di questa valorizzazione del suo pensiero politico, che certamente era profetico di una unità italiana, su questo non c'è dubbio. In quale forma? Beh, questo non ce l'ha detto, se Repubblica o Monarchia, non ha votato il referendum del 2 giugno, però ha creduto in una Italia unita dalle Alpi alla Sicilia e alla Sardegna, perché quando nel De vulgari eloquentia passa in rassegna i volgari delle varie regioni d'Italia, parla anche della Sardegna e si rende conto che il sardo è più vicino al latino. Trova questa spiegazione, insomma, hanno imitato il latino, hanno voluto imitare il latino, in realtà è un effetto di conservazione, isolamento, perché effettivamente gli idiomi sardi, in gran parte perché poi nel Medioevo c'era stata la colonizzazione pisana, la penetrazione pisana in Sardegna, in Corsica, che aveva avvicinato alla Toscana, all'idioma toscano, queste lingue in una parte della Sardegna. Ma Dante notava queste finali in ossi, in us, come il latino, dice: vabbè, questi imitano il latino. No, hanno ereditato il latino e dato l'isolamento di questa isola, di questo territorio, hanno conservato, ormai lo sappiamo, meglio il latino. Hanno perfino conservato in alcune parlate, proprio al centro, le velari invece delle palatali, per cui dicono centu e non cento. Dicono chista con K, diciamo così, e non cesta, perché non è arrivato lì l'onda della palatalizzazione della velare davanti alle vocali IE. Dante aveva colto questo fatto di dicono domus mea, dominus meus. Ma questo è il latino, che fa? Come scimmie imitano il latino. Comunque fanno parte dell'ambito italiano. Con riferimento a Dante, è una punta altissima e avanzata di osservazione e ricomposizione di aree linguistiche, culturali e di collegamento dei fatti linguistici ai fatti politici, anche quando esalta la corte di Federico II, a parte lo spirito ghibellino, in parte, eccetera, c'è l'idea che un potere politico unifica il territorio dietro. Questo c'è questo pensiero.